Benvenuti o ben ritrovati su About Grunge. Io sono Cristiano Lucidi, se non lo sapete ancora, e questo è il primo ed unico canale YouTube a parlarvi di grunge a 360 gradi. Oggi siamo di nuovo nel One by One e vi racconto il primo disco in assoluto della storia del grunge, come avrete sicuramente letto dal titolo. Parliamo di Come On Down dei Green River, un disco che sto consumando più adesso rispetto al passato. Mi sono completamente innamorato di questo EP, perché conta 6 brani, quindi viene calcolato un EP. Viene pubblicato nell'ottobre del 1985 dalla Homestead Records e ci si accorge praticamente subito che è qualcosa di diverso. Ma questo lo scopriremo dopo. Dopo gli verrà dato l'aggettivo grunge su questo genere. Ma io immagino che ascoltato questo disco nel 1985, cioè si rendeva conto che non era punk e non era metal, non era hard rock, cioè era qualcosa di fuso. Adesso io non lo so se a Seattle già si erano resi conto che qualcosa stava cambiando tra i Melvins che rallentarono i ritmi, i Soundgarden che anche loro cominciavano a farsi sentire in città. Però sicuramente i Green River sono stati uno dei primi gruppi, e non a caso il primo disco, Nero su Bianco, è il loro, a far capire che qualcosa stava cambiando nel mondo della musica e nella scena di Seattle. Ma andiamo con ordine. La band è formata da Mark Arm alla voce, Steve Turner, suo compagno di merende da tantissimi anni, ad una delle due chitarre, perché all'altra c'è Stone Gossard, quello che diventerà chitarrista dei Motherlode Bone, dei Pearl Jam, dei Temple of the Dogs, eccetera eccetera eccetera. Al basso c'è Jeff Ament, suo carissimo amico, e Alex Vincent alla batteria. Allora, non vi racconto la storia dei Green River perché già ve l'ho raccontata, vi metto il link in descrizione, ma vi parlo di questo disco. Vedete le cuffie? Allora, questa puntata andrà in onda dopo quella di Alice in Chains. Sto facendo un po' di prove per capire come registrare al meglio queste one by one, perché io voglio ascoltare la canzone e parlarvene, anche se già la conosco a memoria, ma non mi posso ricordare tutto a memoria. Allora, con gli Alice in Chains, se avete già visto la puntata, vi sarete resi conto che ve l'ho raccontata un po' meccanicamente, perché avevo una scaletta, una recensione che avevo fatto io e che ad ogni brano leggevo, senza cuffie, quindi io il disco l'avevo ascoltato 2-3 volte prima di registrare la puntata, mi ero fatto la mia recensione e sono andato in onda raccontandovi la mia recensione, però spesso e volentieri leggevo. Sinceramente non mi piace come ho registrato quella puntata dagli Alice in Chains, mi dispiaceva non mandarla in onda, sinceramente rifarla da capo non mi andava perché comunque la recensione mi piaceva e l'ho lasciata così com'è, ma mi sono reso conto che il miglior modo per raccontarvi un disco è un mix di quello che facevo prima, perché prima vi ricordavate mettevo la canzone sul mio stereo, ovviamente tutto così, insomma, alla volemo se bene, ai olio e peperoncino, dal punto di vista qualitativo non era un granché, invece per fare un qualcosa di decente mi sono reso conto che io debbo ascoltare la canzone in seduta stante, perché non posso togliere e levare la cuffia svariate volte per raccontarvi il disco, cioè diventa da svenimento, anche perché togli la cuffia e rifai partire la canzone. Ho provato a farla questa cosa, ma sono arrivato a 30 minuti di registrazione e ho parlato delle due canzoni, cioè non si può fare, ovviamente. Quindi mi vedrete con le cuffie da oggi in poi nel one by one, tanto a voi non ve ne frega un cazzo. Anzi, quello che dovrebbe importarvi è che se sei nuovo e stai guardando per la prima volta questa puntata, qui sotto c'è una campanellina e una scritta iscriviti, per me è fondamentale, ma soprattutto è fondamentale per About Grunge. Invece voi, carissimi iscritti, che popolate sempre di più il mio canale, le mie puntate, siete contenti, però vi devo tirare le orecchie, perché non è possibile che facciamo oltre 1000 visualizzazioni, soprattutto quando ci sono gli ospiti importanti, e lasciate 50-60 like, cioè io non ci credo, perché mi scrivete in tanti anche privatamente, vi piacciono le puntate, che figo, che bello, e poi non lasciate un like. I like servono a me per mandare avanti il canale, non perché monetizzo, perché questo è fatto tutto a gratis, ma essendo a gratis anche il vostro like è gratis, quindi cercate di supportarmi, ma soprattutto di darmi soddisfazione, ok ragazzi? Partiamo con la title track, Come On Down. Il disco parte con quest'intro di feedback di chitarra. E una voce ululata di Mark Arm, non c'è scritto intro, ma è proprio un intro, finché parte questo riff
non dico devastante, però di una certa importanza. Io immagino che chi l'ha ascoltato nel 1985 si è reso conto che era un riff diverso, perché non era un riff punk, ma non era neanche un riff hard rock. Ecco, è appena partito l'ululato di Mark Arm e parte il riff portante che a me mi eccita, perché è bellissimo. Wow! Poi, dopo questi due riff, parte la voce sgraziata, svociata e stonata di Mark Arm, perché rasenta delle stonature incredibili, ma quando ci fai l'orecchio ti rendi conto che Mark Arm lo riconosceresti tra mille cantanti. Dici sì, grazie al cazzo, è stonato. No, c'ha quella leggera stonatura che nel grunge barra punk ci sta da Dio. Certo, nel glam rock o quello che diverrà l'air metal, no, perché insomma, soprattutto i cantanti di un certo tipo erano molto tecnici. Nel grunge e nel punk non serve una grande tecnica, basta saper tenere il palco, ma soprattutto urlare quando devi urlare. E Mark Arm sa urlare, è uno dei più grandi urlatori della scena grunge di Seattle. La cosa bella è che le chitarre portano dei riff, tutte e due. Alcune volte uno porta gli accordi, l'altro porta il riff, e spesso e volentieri tutte e due portano i riff e si intrecciano. Ed è un flash, perché cioè percepisci la chitarra di Steve Turner, che è nettamente con effetti e sonorità punk, mentre quella di Stone Gossard è una chitarra che è tra il glam rock e il metal, sta nel mezzo. E quindi c'è questa sensazione strana ancora oggi, che ovviamente sai che il grunge è l'unione tra questi due generi, ma io immagino chi ha ascoltato nel 1985 sta canzone, questo disco, perché non ti rendi conto che cos'è. Poi ecco, dopo due minuti e mezzo parte il primo assolo, o comunque la prima parte di assolo, ed non è un assolo punk, gli assoli punk sono semplicissimi. Questa invece è una solo che va più verso il metal, con tantissime note, ed è una figata, raga, è una figata. Cioè io ancora oggi rimango sbigottito e mi emoziono, ed è per questo che ho questo canale, perché ancora continuo ad emozionarmi ad ascoltare questi dischi. Io i Green River mi sono arrivati tardi, li sto ascoltando praticamente da 2 anni, ma da quando ho il canale questo EP lo sto consumando. Mi sono reso conto che è vero, è acerbo, molto acerbo, ma ragazzi, cioè, è strepitoso. Seconda traccia, New God, che parte con questo arpeggio psichedelico, lo vedete? Già è entrato il terzo lato del grunge, no? Sono punk, sono hard rock e metal, e già stiamo in un arpeggio psichedelico. Quindi nonostante questo è il primo disco, quello con meno influenze, perché essendo stato il primo, ci doveva essere tutto quello che sarebbe arrivato dopo. Parte con questo riff psichedelico e poi ti arriva questa pezza addosso, perché ti arriva una pezza addosso. Di questa distorsione da una parte e dall'altra questi riffetti di singole note bellissimi. Ovviamente la voce di Mark Arm continua a essere, ma oltre che sgraziata, è dissonante, ecco, è dissonante, ma una dissonanza che se ti ci abitui, a me è piaciuta fin dall'inizio, ma se ti ci abitui è una figata assurda, ragazzi, è una figata assurda. Sembra che stoni sempre, perché a stonare stona, e va bene, perché ripeto, è quella leggera stonatura che ci sta, ma spesso e volentieri quella che può essere interpretata come una stonatura invece è una dissonanza.
questo disco cominciano a sentirsi i primi vocalizzi. Non parliamo delle voci armoniche che hanno contraddistinto gli Alice in Chains, per carità di Dio, il paragone non può essere assolutamente fatto. Però sicuramente Steve Turner, perché credo sia lui, non l'ho letto, va bene, non c'è problema, ma credo sia lui, alla seconda voce fa dei cori, non sono solamente cori, non va a cantare solamente una parte, no, c'ha proprio una seconda voce che si intreccia con quella di Mark Arm. E quindi anche questo ti fa capire che poi la scena grunge ha sicuramente attinto anche da questo disco di Green River, no? Poi essendo nell'85 fa strano che spesso e volentieri la voce di Mark Arm passa dal canale destro al canale sinistro. È una cosa che ormai adesso comune, anzi, ma allora no, era solito registrare o mono, si veniva dal mono, ma quando si registrava stereo si metteva la voce interamente da una parte, le chitarre dall'altra, il basso, la batteria, eccetera, eccetera, si dividevano proprio i canali. Mentre qui, insomma, la voce spesso e volentieri si sposta da un canale all'altro. È una canzone, New God, molto psichedelica. C'è stato già un rallentamento a metà del pezzo, ma le chitarre, ragazzi, si intrecciano incredibilmente, nonostante sono così distanti di sonorità, ma anche come sono suonate, che c'è stato addio. Cioè, sentite una tesse, un riff e l'altra gli accordi pesanti. È incredibile. Terzo brano, Swallow My Pride. Anche questo parte energico con questo riff e poi entra un secondo riff e fa da contraltare. Questa è una canzone un po' più, tra virgolette, allegra, diciamo così, un po' più punkettona. Qui il punk sicuramente la contraddistingue. C'è questo cantato strano di Mark Arm, è lui sicuramente l'anima di Green River, cioè è talmente particolare la sua voce, è un marchio di fabbrica, ragazzi. E poi parte, ecco, questo coro, per poi riprendere con questo riff portante. Anche questa è una traccia che ti fa ballare, non ti fa tenere i piedi per terra, e mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto ascoltarla in quel periodo lì, sarebbe stato sicuramente tutto diverso. E il ritornello è particolare, no? Con questa poi chitarra che gli fa da contraltare, che fa le stesse note ma dopo che lui l'ha cantata. Sono canzoni, tra virgolette, punk perché ti entrano dentro. Il punk, quello più pop, chiamiamolo così, ti fa cantare, ti fa ricordare le canzoni, ti entrano in testa e non escono fuori. E sicuramente Swallow My Pride, che dopo Come On Down è la canzone più famosa di questa EP, te la ricordi e te la tieni stretta. Questa è la verità. Nel finale, sul ritornello, si sente una chitarra sotto anche che entra col wah-wah, ma le due chitarre per tutte le sei tracce delle hanno un intreccio incredibile, tessono delle tele meravigliose, nonostante, ripeto, è da considerare tutti un disco molto acerbo, ed è vero, però ragazzi, il tappeto armonico e ritmico delle chitarre sono clamorose. Quarta traccia che chiude il lato A del vinile, Ride of Your Life. È una canzone un po' più debole, diciamo che le tre canzoni più belle del disco le abbiamo ascoltate, però il mood è quello, il sound è quello e si fa apprezzare anche questa tranquillamente, cioè sono 4 minuti di pura adrenalina e spinge come pochi. È bello perché poi, insomma, a un minuto di canzone, questa sorta di bridge già dopo un minuto, dove si ferma la batteria, rimangono solo le chitarre e il basso. E poi
poi riprende piano piano la batteria sul rullante. Avevano tante idee. Cioè, loro non avevano dei punti di riferimento, capite? C'era qualcosa che si era mosso. Suonavano già i Soundgarden come suonavano i Melvins, ma c'erano solo quei due gruppi. Gli U-Men, ma non erano grunge. Sull'altra costa c'erano i Sonic Youth, che erano partiti sicuramente i primi anni 80, come credo che anche i Pixies si stavano formando. C'erano gli Husker Du, per carità di Dio, però i River non avevano altri riferimenti, come poi hanno avuto i Pearl Jam, i Nirvana, i Soundgarden, eccetera, 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 e tantissimi altri gruppi. Poi ecco, a 2 minuti e 20 parte una specie di assolo del basso, cioè avevano delle idee, ragazzi. Avevano tante idee, Green River. È un peccato che siano durati da Natale a Santo Stefano, perché insomma due EP e un album, insomma poca roba. L'unico disco reale uscì addirittura postumo, che loro già si erano separati e le idee insomma non erano un granché, nonostante io mi tengo stretto anche quello. Qui esce fuori proprio il loro lato psichedelico. Ride of Your Life è una canzone punk e psichedelica. Ancora oggi è difficile definirla, figuratevi nell'85. Ci sono tanti cambi in questa canzone. Ci sono le chitarre che si rincorrono in questa specie di riff, perché non sono né a soli né riff, insomma portano due temi portanti entrambe le chitarre e si intrecciano alla perfezione. Basso e batteria clamorosi, insomma Jeff Ament, anche se è acerbo anche lui, ma già comincia a far intravedere qualcosa anche lui. La canzone finisce con uno sfumino che insomma ci piace poco. Quinta traccia dell'album, che parte con questo palm muting, Corner of My Eye. Eppure questa è un'altra grande traccia, ragazzi. Parte solo col palm muting di una chitarra e poi piano piano si inseriscono gli altri strumenti, soprattutto il basso. Forse una pecca è che se il basso fosse stato più distorto, sicuramente avrebbe avuto un altro sapore. E poi entra sempre sta voce sgraziata con l'urletto di Mark Arm, perché insomma marchio di fabbrica, prima di cominciare le strofe fa sempre questo urletto, e poi ci sta dentro perché è proprio perfetto, c'ha qua sguaiatezza che a me mi piace, a me mattizza, a me sta sguaiatezza di Mark Arm, a me mattizza, raga. Il punk, il grunge, lo devi urlare, non devi sussurrare, cazzo, va urlato, dai Mark Arm, urlami, urlami addosso, e dai. Ma la canzone cambia ritmo, perché poi diventa dritta e c'è un cazzo da fare, raga. Questo è un EP fighissimo. Il problema è che me lo sto godendo solo adesso. Meglio godesselo tardi che mai, no? E godemoselo, ragazzi. Tanta roba. Poi anche qua, insomma, partono una specie, scusate il gioco di parole, una specie di special. Perché ogni tanto si ferma la batteria, ci sono questi intrecci di chitarra e poi ricomincia a cantare lui. Sono canzoni variegate, hanno una dinamica incredibile, nonostante stavano nell'85, nonostante neanche loro sapevano che stavano, no, creando un genere, perché non l'hanno creato i Green River, sono stati capostipiti.
sono stati i primi a mettere nero su bianco questa scena. Però è figo perché non sono né carne né pesce, secondo me neanche loro se ne resero conto all'epoca. Cioè la cosa figa è che sicuramente uno stava fissa col punk, uno stava fissa col rock psichedelico, uno stava fissa con l'hard rock barra heavy metal, e tutto questo intreccio di sonorità ha dato vita a sto melting pot, chiamatelo come cazzo vi pare a voi, è un miscuglio dei generi, perché io lo sto ascoltando e ancora adesso mi fa strano, capisci? A me fa strano sentire tutte queste sfumature tutte insieme. Qui ad esempio io ci sento molto in Nirvana a un certo punto. C'è sta questo pezzo a 3 minuti e 40 della voce, cioè sembrava un passaggio di Nirvana, di Bleach. Ma sicuramente in Nirvana si sono ispirati ai Green River, perché ad esempio Kurt Cobain non ha mai nascosto di aver preso ispirazione per il riff di Smells Like Teen Spirit al riff di Touchman MC che dei Madonna, ad esempio. Ma sicuramente tante band hanno visto ai Green River. Soltanto sapete qual è il problema? Che Mark Arm non stava sul cazzo, perché comunque gli volevano bene in tanti. Quando facevano le feste tra di loro, Mark Arm c'era sempre. Non a caso finisce anche nell'EP degli Alice in Chains, Sap. Scusate, sto ascoltando l'assolo finale. Assoli di tapping, sì, ricordano un po' Ivan Allen. È una solo ispirata da Van Halen, ma con una crudezza, una rozzezza negli effetti, nel suono di chitarra, che per me è 100.000 volte più bello da questo punto di vista, ovviamente. Non voglio toccare un mostro sacro come Van Halen. Stavo dicendo, Mark Arm non è che stava sul cazzo, per carità, però era uno che ti diceva le cose in faccia. Non era uno che aveva peli sulla lingua. Se ti doveva mannare a fanculo, anche se era amico, ti mannava a fanculo. E forse questo, secondo me, lui è risultato scomodo spesso e volentieri per questo. E l'EP si chiude con Tunnel of Love, e questa canzone parte con questi due riff diversi nella chitarra, e anche qui c'è un palmiuto importante. Cioè ragazzi, questo è un disco con un'energia incredibile, è un cazzotto nello stomaco, poi c'è anche questa epicità, no? Calcolate che è una canzone che dura 7 minuti e rotti, 7 minuti e 24, insomma 7 minuti e 21, vi lascio immaginare, no? Pure qua c'è la voce effettata di Mark Arm. Le sonorità mi ricordano molto gli Husker Du, ma c'è questa voce così effettata che è molto psichedelica. Poi si riferma e poi riparte a cannone. E te lo canta addosso, te canta addosso la sua rabbia, la sua incazzatura, anche se poi spesso e volentieri i testi di Mark Arm sono delle prese in giro, ma il tappeto ritmico ed armonico sono bellissimi. Non c'è un'altra band di Seattle che può essere paragonata ai Green River. La verità è questa. Cioè, i Green River non sono diventati famosi. E ad oggi ci abbiamo la riprova, perché insomma sono passati 36 anni da sto disco. Però regà, questo è uno dei dischi più belli dell'era grunge. Non potete non averlo. Cioè, se vi piace il grunge, questo è un disco della Madonna. Se sei un amante dei Bleach e dei Nirvana, gli si avvicina moltissimo. E poi spesso c'è sto basso. Ci stanno sti giri di basso di Jeff Emmett. Bellissimi. Il problema è che è un basso
basso, come ho detto prima, senza carattere, non c'ha spessore sto basso. Cioè le idee sono belle, i giri sono belli, questi inframezzi sono azzeccatissimi, ma manca la sostanza. E la sostanza la fai con suono della Madonna. Certo, stiamo in 85, ancora non sai come avere un suono del basso grunge, però è un peccato. E la canzone va dritta così. Poi a un certo punto, ecco, siamo al quarto minuto, voci che rimbalzano dal canale destro al sinistro, che urlano. Mark Arma è il figlio illegittimo di Iggy Pop, assolutamente. Ha preso ispirazione da lui, ma è un'ispirazione che poi lui ha fatto tutta sua, l'ha personalizzata, e di Mark Arma ce n'è solo uno. Ripeto, magari molti di voi diranno fortunatamente, io dico no, io dico proprio no. Poi ecco, ste chitarre molto Alice in Chains, molto Jerry Cantrell, sono granitiche, e queste sono sicuro sono le chitarre di Steve Turner, che Steve Turner stava in fissa con questi suoni così potenti. E poi di nuovo, si dilatano, questa canzone si dilata, si dilatano i tempi. C'è questo spazio etereo e poi riparte a cannone. La cosa bella dell'era grunge è che registravano senza click, ovviamente analogico, era tutto analogico soprattutto a metà anni 80, e poi ecco partivano, e la canzone senza click è più figa perché il ritmo glielo dai tu e cresce e ti dà quella botta, ti arriva questa energia che loro ti vogliono far arrivare, ti arriva e ti arriva tutta in faccia, non ti arriva da un'altra parte, ti arriva in faccia. E si conclude così, alla Nirvana, no, alla Green River. Sentite come si chiude sto pezzo. Feedback, rumori, chitarre appoggiate. In conclusione, Countdown è un EP assolutamente da avere, solo per la connotazione storica. Ma come avete ben sentito, o comunque quel poco che avete sentito, ma soprattutto che vi ho raccontato, mi auguro che vi abbia messo addosso quella voglia di acquistare il CD o il vinile, se esiste il vinile. Io sono sempre un fautore della musica fisica, anche se ho tantissima musica liquida, perché sinceramente non mi piacciono le app, mi rompono i coglioni, non difficilmente ascolto musica su delle piattaforme, ascolto musica fisica, CD, perché io sono un amante dei CD, ascolto tanta musica liquida quando sono in macchina o quando vado a correre, quindi vi consiglio di averlo, vi faccio vedere il booklet perché è al minimo storico. La copertina l'avete vista, questa è retro copertina, c'è anche questo contrasto rosso-verde e all'interno insomma ci sono i testi, come spesso accadeva e come accade sempre meno. Questa è la scritta Green River. Come ho detto all'inizio della puntata, se vi è piaciuta sta puntata, datemi sto pollicione su. Se non vi è piaciuta la puntata, come dico sempre, il mio marchio di fabbrica, anche sti cazzi, ma soprattutto mi auguro che vi siate iscritti. Ripeto, per me, ma soprattutto per il canale e per gli ospiti futuri che verranno, è importantissimo che voi lo facciate. Iscrivetevi a sto cazzo di canale e come dico sempre, stay grunge.